Una grande presentazione per una grande squadra, dopo i risultati ottenuti, Presidente Ciferri, Vice Sindaco Fanini, non è tanto la presentazione che ha fatto il collega Sandro Benigni, bensì quello che merita questa squadra, perché si parla tanto in Italia, perché San Benedetto insieme a tante metropoli ha lasciato un po' di domande a tante persone. Sì, certo, è un onore per noi portare la città di San Benedetto in giro per l'Italia, per l'Europa, i primi di giugno, e quindi è un onore per un piccolo club come il nostro, nato dal nulla. Ci ritroviamo dopo 7 anni a mantenere ancora la stessa struttura, quindi già quello è un gran successo. Poi sono venuti anche i titoli, quindi tutto di guadagnato, diciamo. Ecco, sta andando tutto molto bene. Ringraziamo Happy Car che ci ha dato quel quid in più per provarci. Insomma, è importante, una squadra importante. Eldo Fanini, che ritroviamo anche perché spesso va a trovarci i nostri studi. Però ecco, dicevamo di questa realtà che giustamente il Comune ne prende atto, e parlavamo in termini di cifre, dice che intervenite in maniera massiccia perché questa squadra ha bisogno anche del sostegno vostro. No, siamo sempre intervenuti, siamo cresciuti insieme dal 2008 mi sembra, e abbiamo sempre sostenuto la squadra, anche perché per l'amministrazione, per la città una duplice valenza sportiva, perché poi i risultati sono stati, diciamo, fuori alla portata delle nostre previsioni, ma anche turistica, perché comunque presso il Beach Arena gravitano tantissime squadre e tante persone a seguito, e quindi insomma c'è anche un afflusso turistico. Come amministrazione speriamo che anche quest'anno di poter dare un contributo giusto, equo. Stiamo aspettando qualche piccolo aggiustamento in bilancio, ma speriamo e siamo ottimisti nel poter anche quest'anno garantire un contributo importante per poter insomma far stare la strada tranquilla. Ho visto l'amicizia, una battuta Goliardi, questo numero 10, una baglia bellissima, grande calciatore, io mi ricordo, però insomma, diciamo, però è qualcosa che fa piacere. Presidente, la battuta, però giustamente il calcio è stata la mia passione, ho giocato a livelli bassi, seconde, prima categoria, però era un numero 10 il massimo. È importante, ce l'avevo prima, quindi ringrazio il presidente per questo dono che poi girerò a mio figlio, perché ovviamente per motivi fisici non posso giocare. Grazie. Come gli altri, sempre vicini a questo sport, anche perché siamo stati ospiti loro, loro sono venuti a trovarci, ma era giusto per questa presentazione venire da voi. Oliviero, io ti faccio i complimenti per quello che hai fatto, di bocca al lupo, visto che quest'anno sei chiamato un po' a ripetere qualcosa che hai fatto, che, di cui ne ha parlato, diciamo, l'Europa, e qualcosa anche in più. Esatto, sì, quest'anno c'è da veramente da rimboccarsi le maniche e andare ad affrontare una stagione piena di impegni. Iniziamo la Coppa Italia subito adesso, tra qualche giorno, partiamo mercoledì, e poi per andare subito dopo a Terracina a giocarci la Winners' Cup. Come in conferenza stampa hai sentito, siamo stati onorati di essere dalla Beach Social Worldwide una testa di serie, siamo la numero 4 testa di serie a livello europeo su 28 nazioni, quindi è per quello che abbiamo fatto in questi 2 anni ci hanno riconosciuto questo grande riconoscimento. Andremo giù a giocarci questa competizione che per noi è molto importante, e poi subito dopo Supercoppa e campionato. Bocca al lupo. Crepi, grazie. Chi ha creduto in questo progetto? Gabriele Mascitti, un amico che ritroviamo dopo tanti anni, titolare dell'Happy Car, quindi diciamo questo connubio è vincente per voi ma anche per la squadra. Ma io lo spero e mi auguro che continui ancora questo successo, sia per noi che per loro. Però diciamo che con una crescita fatta nel corso degli anni, diciamo, tu ormai hai riconsolidato il territorio, però questa squadra fa parlare di sé, insomma, va in giro per il mondo il tuo marchio. Certo, sicuramente è una squadra che fa parlare nel mondo, ma soprattutto a noi interessa in Italia, che la parte dove noi viviamo e abbiamo il nostro business. In bocca al lupo anche a te. Crepi il lupo, in bocca a tutti.